Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro online che abbiamo organizzato questa sera sul nuovo libro di Sabino Cassese, Intellettuali. Nell'invito abbiamo segnalato che abbiamo ancora bisogno degli intellettuali, una di queste e molte altre saranno le domande che ci porremo durante questo incontro e che speriamo poi di poter soddisfare con la lettura del libro. Intellettuali rientra nella collana Parole contro tempo, non a caso, una collana curata da Alessia Graziano. Abbiamo invitato a discutere di questo tema, oltre all'autore Sabino Cassese, il professor Yves Menis e Stefano Feltri, che ci aiuterà a sviscerare un po' le tematiche di questo libro. Grazie a tutti e buon incontro. Bene, grazie Alessia, grazie ai nostri interlocutori di essere qui e a voi che ci seguite in diretta o che guarderete questo video dopo. Ci sono tanti temi di cui parlare intorno a questo libro, che è un libro accessibile a tutti, ma molto denso, perché è breve, ma appunto molto denso, e che affronta alcune delle grandi questioni con cui ci stiamo confrontando dagli ultimi, diciamo, 5-6 anni, quando è stata l'ondata populista. Ma in particolare in questa fase della pandemia, in cui la questione di chi sono gli esperti, chi ha titolo di parlare nel dibattito pubblico, dov'è il confine della competenza, ecco, tutte queste questioni sono al centro della nostra agenda in questo momento. E il professor Sabino Cassese le affronta con grande, come dire, nettezza, anche prendendo delle posizioni molto chiare, senza ambiguità. Allora, visto che siamo in un contesto, diciamo, del mulino, è sempre giusto partire dalle definizioni, quindi vorrei chiedere come prima cosa a Cassese chi sono gli intellettuali, ma gli chiederei anche di spiegarci un passaggio che ho trovato molto interessante, anche qui molto netto del suo libro, dove lui a un certo punto dice che i populisti sbagliano a contestare gli intellettuali perché dovrebbero invece battersi perché tutti abbiano la possibilità di diventarlo, cioè tutti abbiano la possibilità di acquisire competenze e di diventare intellettuali. Una posizione che sottintende una visione meritocratica anche del ruolo dell'intellettuale, cioè l'intellettuale è meglio degli altri perché è su un gradino superiore di conoscenza, di competenza e quindi ha, diciamo, una voce da ascoltare di più in democrazia, è il contrario di uno vale uno. Professor Cassese, chi è un intellettuale? Intanto l'intellettuale non è necessariamente un letterato, perché la figura dell'intellettuale per lungo tempo si è identificata con quella di una persona che apparteneva alla categoria dei filosofi, diciamo, e in generale dei letterati. Può essere intellettuale chiunque, purché risponda ad alcune caratteristiche che passo ad elencare. Intanto l'intellettuale non asserisce, ma argomenta, non parteggia, ma spiega, non afferma, ma analizza dati di fatto e realtà empiriche, non urla, ma parla sottovoce. Ecco, secondo me queste rappresentano un po' delle caratteristiche di questa figura che è ambigua. Nel libro io ricordo che la parola intellettuale nasce come un aggettivo e poi diventa un sostantivo e dobbiamo tener conto dal punto di vista linguistico di questa origine della parola intellettuale. Quindi è una figura non classificata e probabilmente neppure classificabile nelle nostre società e le nostre culture. Ecco, io contesterei quell'espressione appunto dell'intellettuale che si colloca su un gradino superiore, no? L'intellettuale è alla pari di tutti gli altri, è una persona che aiuta a capire, a ragionare. E se possibile che non si presenta come un ideologo,
Ecco. E da questo punto di vista io sono, come dire, un grande partigiano di quella che potrebbe chiamarsi una elite non elitista, cioè di una elite intellettuale che sia un grande spazio pieno di porte girevoli, dalle quali, nei quali, nel quale spazio si possa entrare in ogni momento e si debba uscire in ogni momento. Ecco, ma le chiedo allora una cosa così per fare proprio un esempio, ma per esempio Mario Draghi è un intellettuale secondo questa definizione o no? Non lo chiedo tanto dal punto di vista della funzione che esercita in questo momento, ma della sua, come dire, ruolo che ha nel dibattito, che ha avuto nel dibattito pubblico fino, diciamo, a qualche mese fa. Ma guardi, lo è certamente perché ne ha tutte le caratteristiche di base, è uno studioso, ha partecipato al dibattito pubblico, però è certamente prevalente nella figura di Mario Draghi, è certamente prevalente la figura dell'uomo di Stato, del Grand Commis, e quindi in qualche modo passa in secondo piano la figura dell'intellettuale. L'intellettuale può essere prestato al potere, l'intellettuale ha un potere, può esercitare anche un potere autorità, ha un potere che è un potere egemonia, direbbe Gramsci, e può esercitare un potere invece che è potere autorità. Nel primo caso è un mero intellettuale, nel secondo caso è una persona che presta le sue energie alla società in un altro modo, cioè ricoprendo una carica pubblica. E sono moltissime le figure che hanno svolto ambedue i ruoli, naturalmente in successione, non contemporaneamente, perché l'uno finisce per in qualche modo offuscare l'altro. Faccio un esempio. Mentre una persona come il professor Menì, che certamente è un intellettuale, può esprimere del tutto liberamente la sua opinione, è molto probabile che un uomo di Stato debba, nell'esprimere la sua opinione, tener conto di una serie di contesti, delle maggioranze che esprime, della maggioranza parlamentare e così via, e quindi nel dialogo debba, come dire, non esprimere fino in fondo tutte le sue opinioni. Molto chiaro. Allora, il professor Menier ha fatto tante cose nella sua lunga carriera, ha insegnato a Sciences Po, ha diretto l'Istituto Europeo di Firenze, anzi è stato presidente, ma la veste in cui gli chiederei di intervenire in questa, diciamo, questo dibattito sugli intellettuali è quella di esperto di populismo, perché lui è una delle voci che ha analizzato in maniera più autorevole il fenomeno in questi anni, e gli volevo chiedere proprio qual è il ruolo degli intellettuali in un contesto populista, in un contesto, diciamo, in cui la comunicazione, possiamo scegliere la definizione che vogliamo di populismo, ma c'è sicuramente un aspetto che è quello della semplificazione, della contrapposizione, il popolo contro gli altri, che sono appunto l'elite in qualche modo. Ecco, qual è il ruolo degli intellettuali? Perché dal libro di Cassese, il libro di Cassese è anche una difesa del ruolo degli intellettuali nel dibattito pubblico, però in questi anni abbiamo avuto l'impressione che fossero due partite diverse. Gli intellettuali parlano al cervello, parlano, argomentano, come diceva Cassese, i populisti usano la leva dell'emozione e dunque finiscono per competere con l'intellettuale su un campo che non gli è proprio. Quindi dove sono gli intellettuali nel populismo? Purtroppo ci sono molti intellettuali che sono diventati anche loro populisti, nel senso che invece di comportarsi come l'uomo di studio che ha tempo anche per leggere, per riflettere, per pensare e per dire delle cose possibilmente sensate, ci sono purtroppo molti intellettuali che per i populisti e prima per altre cause, che sono veramente entrati nella mischia, prendendo un punto di vista, direi, partigiano, un punto di vista da parte, dimenticando in un certo modo
quello che dovrebbe essere la funzione dell'intellettuale, cioè di prendere una certa distanza con le cose. E su questo punto ho un piccolo disaccordo con Sabino, perché abbiamo troppi punti d'accordo, per non dire che qualche volta abbiamo un disaccordo. In un certo modo, il ritratto che Sabino ci fa dell'intellettuale è quasi un autoritratto, nel senso che il suo intellettuale è un uomo di riflessione, che sa dire le cose, che è un comparatista, che prende le distanze con le cose, che le dice in una maniera, direi, acuta, asciutta, ma molti intellettuali non sono come lui. E in un certo senso quello che mi colpisce nella storia degli intellettuali dalla fine dell'Ottocento in poi è che spesso l'intellettuale reagisce a delle situazioni in un modo anche molto emotivo. Gli intellettuali sono nati con l'affaire Dreyfus in Francia, almeno il concetto di intellettuale è nato con l'affaire Dreyfus in Francia, e ovviamente è una reazione fortissima a un'ingiustizia, la condanna ingiusta da un uomo accusato in un modo ingiusto per diventare la capra espropriataria del momento. Dunque, la sua definizione dell'intellettuale, che parte dalla storia dell'affaire Dreyfus, mi sembra forse un po' riduttiva di che cosa è l'intellettuale. L'intellettuale, in un certo modo, esiste a tutte le epoche. Da Platone a Seneca, eccetera, c'è una figura dell'intellettuale che parla al principe, perché si parla sempre al principe. Eccetto che oggi il principe è il popolo, almeno in teoria. Dunque, abbiamo una lunga storia di intellettuali, all'epoca dei Lumi, Voltaire, Diderot e altri, che parlano al principe. Machiavelli, in un certo modo, era un intellettuale venuto dalla pratica politica che parlava al principe. Dunque, il concetto di intellettuale, secondo Cassese, è un concetto che è più ridotto al periodo moderno, alla nascita, all'esplosione mediatica dell'intellettuale. Direi che forse dobbiamo allargare e vedere l'intellettuale come l'interlocutore del principe, sia per consigliarlo in alcuni casi, sia per diciamo, scandalizzarci del comportamento e della politica del principe. Dunque, questa è una piccola differenza, ma ovviamente Sabino, che ha fatto una scelta diversa, può non essere d'accordo con me su questo punto. Dunque, allora direi a questo punto di sentire la replica proprio di Cassese. Cioè, insomma, cioè, questo intellettuale, diciamo, non sono tutti come lei, professore, ci sono anche intellettuali che fanno cose diverse, che forse, se capisco bene il ragionamento di Menì, come dire, usano un'altra accezione del ruolo di intellettuale, anche più, come dire, sanguigna, emotiva e meno forse responsabile. Ma non c'è dubbio che nella storia della figura dell'intellettuale, l'intellettuale engagé, impegnato, è addirittura quasi prevalente. E il problema è se questo debba essere un elemento costante della figura dell'intellettuale. E qui mi riferisco ad una critica ironica fatta da un intellettuale inglese, Stephen Spender, in quel libro che cito, Engaged in Writing, e cioè
è un invito all'intellettuale a impegnarsi, ma a impegnarsi nello scrivere. Quindi, mentre io concordo con Yves sulla idea che nella storia dell'intellettuale, lui ha citato il caso Dreyfus, per l'Italia possiamo citare Gramsci, l'intellettuale di Gramsci è un intellettuale organico. Che cosa vuol dire un intellettuale organico per Gramsci? È un intellettuale che è inserito in una classe sociale e che si impegna o con i datori di lavoro, o con i lavoratori, o con altri strati sociali. Quindi non c'è dubbio che questo sia vero, ma non c'è dubbio anche che alla fine, considerando nel suo complesso la figura dell'intellettuale, questo può essere riduttivo. Io non escludo che l'intellettuale un giorno debba urlare. Ma se ogni giorno non è più un intellettuale. Debba urlare, dice il professor Cassese. A volte l'intellettuale può urlare, ma appunto. È una metafora No, no, ma è per chiarissimo, insomma. Anche perché poi molti pensano in Italia, quando si pensa all'intellettuale impegnato, molti hanno ancora l'idea appunto Pasolini come un po' l'archetipo, no? Che però rientra in quella visione riduttiva che Cassese diceva all'inizio, cioè non è solo il letterato, il poeta, ma c'è molto altro. E uno degli aspetti che ho trovato più interessanti del libro e che diciamo forse un anno fa o 2 anni fa sarebbe sembrato un po' così per addetti ai lavori è quello della tensione tra la competenza e diciamo l'intervento su tutti i temi, cioè l'intellettuale ha una sua legittimità perché è un esperto di qualcosa e quindi è riconosciuto dai suoi pari come uno dei delle voci in un dibattito scientifico di frontiera, di grande livello, e forte di questa legittimità, può parlare anche di altro. Nessuno conosce in realtà la sua, diciamo, matrice scientifica, ma quella è cruciale per dargli il pulpito. Ecco, questo è un tema che avrebbe appunto quasi filosofico, culturale, che però abbiamo visto incarnato nei dibattiti sulla pandemia, dove abbiamo visto, diciamo, persone con competenze specifiche sanitarie, trattati come la voce della scienza, a prescindere che curassero pazienti, animali o fossero studiosi di laboratorio, e tanti altri con competenze diverse in altri campi che intervenivano su materie scientifico-sanitarie. Ecco, allora qui vorrei chiedere a Cassese che, diciamo, come si risolve questa tensione, cioè come fa l'intellettuale che padroneggia, per esempio, la storia greca e che ha studiato Platone a essere credibile nel dibattito sul virus? Per meglio riformulare la domanda, come fa a non perdere la sua credibilità quando interviene su un campo che non è il suo? L'intellettuale innanzitutto deve cercare di evitare di essere un tuttologo, no? La preoccupazione che è implicita nella sua domanda è questa. E certamente però deve potersi esprimere e portare, se vogliamo, la voce della ragione, un'argomentazione anche in campi che non sono quelli strettamente suoi. Voglio fare un esempio che in qualche modo mi riguarda e che riguarda il dibattito italiano. È certo che chi può intervenire sulla materia della vaccinazione è un virologo o un epidemiologo, no? Tuttavia, se un giurista ricorda a un Novax che in Italia esistono dal 1939 leggi che prevedono vaccinazioni obbligatorie e poi ricorda l'elenco di tutte le leggi che prevedono obblighi vaccinali. E se invece uno storico della scienza ricorda tutta la vicenda della prevenzione delle malattie di cui fa parte,
l'obbligo di vaccinazione. Non è legittimo tutto questo, cioè non è un modo per non diventare tutto, per intervenire in una materia che non è propria del giurista o dello storico della scienza, ma apportando però al dibattito un elemento importante che fa emergere che cosa? La contraddizione tra le persone che sono contrarie alla vaccinazione e una politica europea, possiamo dire mondiale, che cerca di convincere le persone a vaccinarsi. Ecco, questo è un esempio concreto del modo in cui, senza diventare tuttologi, senza cioè fare dei ragionamenti che riguardano o la virologia o l'epidemiologia, consente però a delle persone informate di citare dei fatti che sono rilevanti per comprendere la contraddizione in cui cadono alcune persone. Ma hai ragione. Se prego, professor Menino, prego. Hai ragione, Sabino. Ma in questo caso direi che l'intellettuale di quale hai fatto l'esempio interviene nel suo campo, cioè il giurista, per esempio, che ricorda tutta la legislazione sui vaccini. Invece sarebbe il tutologo, il giurista, che avrebbe un'opinione sulla nocività o la bontà del vaccino, perché come giurista o come politologo è ovvio che non possiamo avere un'opinione certa, scientifica, sul vaccino. Possiamo soltanto sottolineare che le procedure sono state eseguite correttamente, che le autorità competenti si sono pronunciate, eccetera. Dunque, in un certo modo, il tuo esempio un'opinione su la differenza fra quello che Bourdieu chiamava l'intellettuale specifico e quello universale, che gli italiani hanno battezzato in un modo ironico il tutologo. E credo che purtroppo il problema odierno è che troppo spesso, uno, la definizione dell'intellettuale si è molto frammentata, molto ammorbidita, non sappiamo più esattamente che cosa è un intellettuale, e secondo, che troppi intellettuali si pronunciano su tutto il resto senza avere le competenze per pronunciarsi, ma soltanto comportandosi come l'uomo della strada, perché non hanno più competenza dell'uomo della strada su, per esempio, la qualità del vaccino che ci è proposto. Possono, e questo mi sembra sempre più il problema, cioè che queste opinioni a ruota libera, e questo mi ricorda una frase di un politologo franco-americano, Stanley Hoffman, un ebreo rifugiato in Francia, che aveva studiato a Parigi, poi che è partito e ha insegnato a Harvard. E un giorno, in un dibattito franco-americano sugli intellettuali, precisamente, Stanley Hoffman ha avuto questa formula meravigliosa di, con il senso dell'umore ebreo americano, e lui dice, in America we don't have intellectuals, unfortunately we have only academics. E ho trovato questa formula straordinaria per distinguere l'accademico serio che studia, che scrive, e l'intellettuale alla parigina che può di nuovo parlare di tutto e senza avere, diciamo, le basi scientifiche o razionali per parlarne. Questo aprirebbe un lungo dibattito, perché
in queste settimane in Italia siamo reduci proprio dal fatto che il dibattito sulle politiche sanitarie è guidato da uno storico medievista, da un filosofo esperto di, credo, di Carl Schmitt e da un esperto di palinsesti televisivi, ma diciamo non voglio entrare eccessivamente in questo personalizzando, però mi interessava un ragionamento, un ultimo passaggio su questa tensione tra competenza specifica e universale. Io ho una formazione economica e conosco meglio il dibattito tra gli economisti che quello tra i giuristi o tra i politologi. A un certo punto gli economisti hanno rivendicato il fatto di avere una specie di metodo universale applicabile a tutto, per cui gli economisti, per esempio, hanno in qualche modo rielaborato l'idea dell'intellettuale universale dicendo: noi possiamo fare una regressione, possiamo analizzare i dati e trovare qualunque risposta a qualunque problema, che sia sociale, che sia sanitario o altro. Ecco, questo è un po', stiamo andando forse all'estremo opposto da quello da cui partiva Cassese, cioè dire l'intellettuale non è solo un letterato. Adesso stiamo arrivando al punto in cui chiunque abbia dei dati in mano e un algoritmo può rivendicare, diciamo, di avere il sapere sufficiente a rispondere a grandi domande. Volevo sapere come la vedete su questo, come la solita tensione verso la tecnica, però insomma in questo caso l'idea che data driven è la parola magica, se ci sono i dati c'è la risposta a tutto. Ma se posso, io credo che c'è un capitolo molto interessante nel libro di Cassese, di Sabino, che si chiama I vizi degli intellettuali, e Sabino fa un elenco, diciamo, dei vizi degli intellettuali che sono ben conosciuti. Io trovo che forse è anche un po' troppo gentile. Io ho fatto una lista un po' più dura dei vizi degli intellettuali. Il primo vizio per me è la prepotenza, cioè la certezza di conoscere la verità assoluta, eccetera. E quando Stefano si riferisce, per esempio, agli economisti, è vero che gli ultimi 10 o 15 anni abbia visto una prepotenza della professione economica incredibile. Praticamente gli economisti avevano la risposta a tutto, e mi ricordo anche degli economisti dicendo: l'importante è di avere una buona database, e con la database si poteva cambiare il mondo o capire tutto il mondo. Dunque questo è prepotenza. Secondo, monopolio della verità, cioè ogni intellettuale pretende di avere il monopolio della verità, e dunque abbiamo queste polemiche senza fine, qualche volta per cose importanti, qualche volta per cose meno importanti. Terzo difetto, la dominazione. Ci sono degli intellettuali che diventano quello che i francesi hanno chiamato le maîtres à penser. È un'espressione che odio perché significa che c'è, è un po' come prêt-à-porter, cioè maîtres à penser, vi fornisco tutti gli elementi per pensare bene. È terribile. Quarto, narcisismo, ovviamente, perché tutto è la conseguenza del resto, e questo può finire, se concludersi, su l'esclusione, intellettuali che non hanno più il diritto di parlare perché non sono considerati accettabili da altri intellettuali. Una cosa famosa in Francia fu il dibattito Sartre-Raymond Aron, Jean-Paul Sartre-Raymond Aron. Raymond Aron era quasi messo nell'armadio perché gli intellettuali dominanti erano la cerchia di Jean-Paul Sartre. Stessa cosa con Bourdieu. Bourdieu ha creato una scuola e gli allievi di Bourdieu escludono
coloro che non entrano nella parrocchia bourdivina, come lo diciamo in Francia. Dunque ci sono, c'era già, e poi c'è forse un altro difetto che fu sottolineato dal poeta Peggy dopo la prima guerra mondiale. Diceva gli intellettuali hanno le mani pulite, ma non hanno mani. Nel senso che si rifiutano a accettare che il mondo reale è forse meno perfetto, meno perfettibile che loro lo credano, perché nella Torre d'Avorio è ovvio che si può concepire un mondo perfetto, nella realtà è molto più difficile. Dunque gli intellettuali sono indispensabili, ma nello stesso tempo i vizi possono essere grandi, e i media e adesso internet aumentano questi vizi, li rendono, direi, globali, li rendono molto accesi. Non so se Sabino trova che i vizi sono troppi. No, a Cassese chiedo se è d'accordo, ma anche allora aggiungo una cosa, perché lui dalla Torre d'Avorio scende spesso anche per, come dire, intervenire in contesti di battaglia, i talk show in televisione, i dibattiti, eccetera. Quindi lo chiedi appunto se è d'accordo con la lista di menì e come quella lista si riesce, diciamo, a gestire andando in contesti dove appunto un po' più difficile, diciamo, i vizi degli intellettuali possono diventare pericolosi. Ma io intanto vorrei partire da quella osservazione di Stanley Hoffman e sottolineare una cosa: due libri importanti, pubblicati ambedue da scrittori che lavoravano, scritti in inglese, uno da un americano e uno da un inglese. Richard Posner, parlando degli intellettuali americani, scrive un libro intitolato Public Intellectuals, cioè ci aggiunge l'aggettivo public. Sì. E l'altro, che è un inglese nonostante che abbia un nome italiano, Collini, e insegna a Cambridge, chiama, facendo una storia degli intellettuali tra l'Ottocento e il Novecento nel Regno Unito, li chiama public moralists. Va bene? Questo secondo me sottolinea due cose: l'uso dell'aggettivo pubblico, no? Cioè un elemento importante che è costituito dal riconoscimento, cioè non è che l'intellettuale si autodefinisce come intellettuale, l'intellettuale è tale solo se è riconosciuto come intellettuale, cioè se è accettato come intellettuale. In qualche modo l'esercizio di quella che Gramsci chiamava l'egemonia dell'intellettuale è verificato dal fatto che ci sono delle persone che l'ascoltano, perché le persone vorrebbero semplicemente staccare l'audio e non ascoltare. Quindi se c'è qualcuno che si esprime e che ha un ascolto, quella persona, se ricorrono altri elementi, ha le condizioni per essere un intellettuale. I vizi intellettuali sono moltissimi, ahimè, perché io ho riportato quella bella poesia di Jacques Prévert, sì. Non bisogna far giocare gli intellettuali con i fiammiferi, perché sono implicite due cose: primo, che si possono bruciare loro stessi, e secondo, che possono mettere fuoco a qualcun'altra cosa. Quindi secondo me gli intellettuali è una categoria molto pericolosa che va guardata, trattata, e secondo me la cosa fondamentale è, intanto direi che dovrebbe riguardare tutti l'elenco dei vizi indicato da Yves, oltre a quelli miei, dovrebbe essere l'umiltà degli intellettuali, cioè quello di non mettersi su una cattedra, va bene? Cercare di esercitare il mestiere di intellettuale, ammesso che esista un mestiere di intellettuale, semplicemente
ragionando, argomentando, spiegando, fornendo dati, ma senza pretendere che questa autorità discenda da un pulpito più alto, va bene? Cioè l'intellettuale non sta come in una chiesa un predicatore, va bene? Sì. L'intellettuale non deve essere mole. Appunto. Quindi, ci scrive un nostro spettatore, Cristian Papi, dice: oggi che in troppi si sentono in diritto di divulgare le informazioni più strampalate, c'è bisogno più che mai di intellettuali riconosciuti e certificati. Ecco, è quello che diceva Cassese, insomma, l'intellettuale è uno che viene riconosciuto come tale, non è che il primo che si alza e rivendica una competenza. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'intellettuale non esiste. Ovviamente c'è anche una self-promotion in alcuni casi, ma l'intellettuale è riconosciuto dagli altri. Il problema è che spesso persone che sono considerate come intellettuali di fatto non lo sono. Cioè non è che il riconoscimento va soltanto a degli intellettuali bravi, seri, eccetera. C'è anche, e questo è favorito dai talk show della televisione, perché la televisione, per esempio, adesso ha un interesse fortissimo a creare dei dibattiti falsi o esagerati, in modo che ci sia una bagarre anche abbastanza vivace, e questo fa aumentare, diciamo, il numero degli ascoltatori. Dunque mi sono creato una specie di schema dal quale al centro del mondo intellettuale ci sono per esempio gli accademici, ma dopo c'è tutta la categoria del public intellectual. I francesi avevano nell'Ottocento una parola per questo che è un po' in disuso adesso, le publicistes, cioè gente che parla al pubblico. E in questo secondo round ci sono dei giornalisti, ci sono anche dei pensatori che non sono degli accademici e che possono essere anche molto bravi, ma mano a mano che la cerchia si aggrandisce si includono degli intellettuali che sono per esempio degli artisti, che possono essere dei bravi pittori, bravi scultori, ma che forse non hanno, o degli attori. Per esempio in Francia c'è un'attrice che si è fatta la promotrice dei Novax, non so a quale titolo, ma fa parte di questa cerchia un po' indefinita dei cosiddetti intellettuali, eccetera. E poi si finisce ovviamente con l'opinione dell'uomo della strada. Quello che mi spaventa un po' è che tutto sia messo sullo stesso livello, cioè che l'opinione del virologo, l'opinione del medievista che ha un'opinione sul vaccino, l'opinione dell'uomo della strada, eccetera. Dunque abbiamo ancora molto di più oggi bisogno di intellettuali, ma ovviamente bisogna distinguere fra chi è un intellettuale vero e chi si pretende intellettuale o chi è incorporato nella corporazione degli intellettuali in un modo un po' abusivo. Ecco, professor Cassese, c'è un punto che molto italiano della questione, cioè molti degli intellettuali che lei cita nel libro sono ascrivibili, diciamo così, all'area progressista, diciamo, non vorrei dire di sinistra in senso stretto, ma insomma da Gramsci a Bobbio, da intellettuali o di matrice comunista o liberal-socialista, eccetera. C'è questo problema in Italia del fatto che non ci sono intellettuali di destra, ce ne sono pochissimi, e c'è una pulsione, e la pulsione anti-intellettuale prima della stagione populista è una pulsione soprattutto di destra, che poi si è un po' incanalata nell'onda populista. Come si spiega questa cosa? Perché non c'è un dibattito intellettuale a destra
vivace o comunque strutturato come quello che c'è in un'area progressista, o forse è un'illusione questa, insomma, cioè, non lo so, come vede questa tensione? Intanto tenderei a rifiutare questa classificazione degli intellettuali, nel senso che Gramsci si interessava degli intellettuali, ma era il segretario di un partito, insomma, diciamo, lui era innanzitutto un uomo politico, no? E certamente Bobbio, diciamo, io non so per chi votasse Norberto Bobbio, ma aveva, come dire, idee molto analitiche su tutta la situazione, sia politica sia storica. Io ricordo di aver conservato tante lettere che lui mi ha scritto per manifestare, per esempio, disaccordi su cose che avevo scritto sulla storia del fascismo, su Bottai e così via. Ora, al fondo della questione, io trovo che c'è un problema importante. Nel momento del passaggio dalla comunicazione che si chiama one to many a quella che si chiama many to many, cioè, diciamo, dal giornale al internet, che cos'è che viene a mancare? Che cosa fa, ecco, che cosa fa Stefano Feltri, direttore di Domani? Stefano Feltri, direttore di Domani, in realtà esercita una funzione intellettuale importante, perché fa una selezione di notizie, le stabilisce un ordine, le valuta, o lui personalmente o altre persone che collaborano col suo giornale, ma intanto che lui le sceglie, sceglie anche il modo in cui loro ragionano, e quindi presenta una interpretazione della realtà. Ora, quando la comunicazione diventa la comunicazione many to many, questa funzione intellettuale, ho parlato di funzione intellettuale, viene a perdersi, perché siamo invasi tutti quanti da impressioni, opinioni, giudizi, notizie, fatti veri, falsi e così via. Ecco, questa è la ragione, secondo me, per cui oggi è importante che vi siano delle persone che agiscono nello stesso tempo da filtro e da aiuto. Il lettore di un giornale è una persona che viene aiutata dal giornalista a comprendere i fatti che sono accaduti, no? Così come la persona che ascolta una trasmissione televisiva, diciamo una trasmissione di notizie attraverso la televisione. Ora, questo secondo me è il ruolo più importante oggi degli intellettuali, e cioè quello di fornire delle chiavi di lettura, degli ordini di priorità. Io ricordo sempre una frase che però non sono riuscito a trovare in un passaggio di Kafka, in una lettera di Kafka, in cui Franz Kafka diceva che lui non leggeva i giornali quando gli fornivano le cose e non il senso delle cose. È questo senso delle cose che bisogna far capire, perché le cose come tali sono una notizia, ma la notizia si collega ad un'altra notizia e le due insieme rappresentano un modo della società o delle persone o un modo ideale o la formazione di una corrente di idee. Come possiamo aiutare altri ed essere aiutati, perché la prima dote di un intellettuale è di essere a sua volta un soggetto passivo dell'attività degli altri intellettuali, cioè di dialogare con gli altri e quindi di farsi anche criticare per capire le critiche degli altri, è fondamentale per un intellettuale. Ecco, questo io lo trovo un punto essenziale, e noto che ce n'è un grandissimo bisogno quasi dovunque, perché quasi dovunque sono venuti a mancare, grazie alla comunicazione
che si rivolge da tutti a tutti, quei filtri e quegli aiuti che vengono dati appunto dalla comunicazione che è rivolta da uno, dove uno è l'intero giornale, tutti i giornalisti, uno è tutti i produttori televisivi, alla collettività. Questa secondo me è il punto chiave che in qualche modo mi ha spinto a scrivere questo libro, perché questo ha a che fare col funzionamento della democrazia. Cioè, il tema degli intellettuali è importante perché è semplicemente un tema della democrazia. La democrazia ha bisogno di un dibattito, no? Ha bisogno di un dialogo. La democrazia è intesa come votazione, decisione. Questo è stato scritto mille volte, quindi mi vergogno a ripeterlo. È una riduzione della democrazia. La democrazia è innanzitutto, vorrei dire, partiti politici, luoghi di aggregazione, luoghi di discussione, selezione di personale politico e così via. Se la democrazia viene trasferita invece in un click, a questo punto si perde qualcosa, si perde tanto, e quindi c'è bisogno di qualcuno che aiuti a fare questo, e quindi c'è bisogno di intellettuali. È chiaro che questa figura di intellettuale a cui io sto pensando non è la figura di Sartre, cioè quello è un intellettuale dominatore, no? Io sto pensando a una figura di tanti intellettuali e tante porte aperte, tutti lo possono essere, e tante porte girevoli, tutti lo possono perdere questa qualità per il semplice fatto che non sono riconosciuti più come intellettuali. Questo delle porte girevoli è una bella metafora che di solito si usa per gli incarichi tra politica e affari, invece in questo caso per, come dire, la legittimità ad avere quella reputazione da intellettuale che poi permette di avere una funzione sociale. E appunto un nostro spettatore, Felice De Tollis, ci fa questa sintesi, dice: l'intellettuale non deve essere un erudito, ma una persona dotata di spirito critico che aiuta la società a crescere in modo civile. Mi sembra una buona sintesi. Ho un'ultima domanda per entrambi i miei interlocutori, prima di chiudere. C'è un dato ineludibile di questa nostra conversazione, che noi siamo tre uomini a parlare in un dibattito tutto al maschile, diciamo così, anche nel... abbiamo usato l'intellettuale come forma universale, ma molto maschile. Cassese di questa cosa è consapevole, tanto che appunto a un certo punto del libro dice: sì, c'è un problema, non ci sono molte donne che intervengono nel dibattito pubblico, ma il futuro prossimo potrebbe fortunatamente vedere maggiore presenza femminile nel dibattito. Ecco, volevo chiedere di espandere soprattutto la parte ottimistica, cioè di vedere, di darci qualche segnale su questo, poi chiedo lo stesso a Ipeni. Partite qui. Ok, prego. Prego. Senz'altro, la democrazia può essere democrazia soltanto se è inclusiva. E l'altra metà del cielo, come dicono i cinesi, è stata spesso assente del dibattito. Per esempio, nel Novecento le donne che hanno potuto intervenire nel dibattito pubblico si contano sui diti di una mano. Fortunatamente le cose cambiano poco a poco. Aggiungerei che molte categorie, molte classi sociali sono anche un po' assente del dibattito democratico, e lì viene l'argomento di Gramsci sull'intellettuale organico. Ci sono dei gruppi sociali che purtroppo non hanno questi intellettuali organici per esprimere la voce di chi non ha voce nel dibattito. Dunque, da questo punto di vista possiamo soltanto sperare nel meglio, nel senso che sappiamo tutti i difetti di internet, eccetera, e dei social, ma nello stesso tempo aprono una via, anche forse in forme sbagliate, per esprimere quello che non è
sarà stato mai espresso. Dunque, la speranza è che questi nuovi strumenti permettono di far emergere, diciamo, intellettuali forse messo nell'ombra dai media o dalla società nel suo insieme. Perché io non voglio ridurre la funzione di intellettuale soltanto agli accademici. Ogni tanto ci sono delle persone che si sono formate da sole, che hanno una voce, e c'è una cosa del quale non abbiamo parlato, ma che rimane una funzione importante degli intellettuali. Spesso gli intellettuali sono mossi da, per esempio, un'indignazione. Io penso, per esempio, a Stefan Essel, questo tedesco ebreo emigrato in Francia, che ha fatto una carriera diplomatica, eccetera, e che era un vero intellettuale. E lui che ha scritto questo libretto di 50 pagine, Indignez-vous, e che ha suscitato il movimento degli indignados, eccetera, nel senso che ogni tanto un uomo, un intellettuale, deve dire questo non è accettabile, e per queste ragioni che metto sul tavolo, e dunque dobbiamo rifiutare quello che è inaccettabile. Dunque la funzione dell'intellettuale è fondamentalmente una funzione di razionalità, di discussione, ma c'è anche l'elemento emozionale quando, per esempio, le situazioni non possono essere più accettate nella società nel quale viviamo. Provo a dire io qualche commento, fare un commento. Io distinguerei l'intellettuale e il suo volto. E non necessariamente l'intellettuale mostra il suo volto al pubblico, e ricorderei a Feltri che, se è vero che siamo tre uomini a dibattere di questo, che il nostro dibattito è stato organizzato e ne ha visto le premesse grazie a quattro donne, perché se non ci fossero state Alessia Graziani, Alessia Soverini, Daniela Bonato e Cristina Ricotti, non l'avremmo fatto. E lo sto citando questi nomi perché secondo me loro rientrano. Ma voi non pensate che sia un intellettuale una persona che decide di pubblicare un libro e decide di non pubblicare un altro libro? Questo partecipa in quell'attività di selezione, di argomentazione, proprio attraverso un libro, scegliendo dei libri, che si svolge un'attività di formazione che è tipica dell'intellettuale. Quindi non bisogna confondere, come dire, l'intellettuale e il suo volto pubblico. E non a caso i due titoli inglesi in inglese erano tutte e due preceduti da public, perché riguardavano solo quella parte, come dire, che appariva, diciamo, e non comprendeva tutta quella parte che invece c'è dietro, e tra queste ovviamente c'è anche una casa editrice, e diciamo, chi meglio di chi pubblica libri può svolgere una funzione intellettuale. Quindi stiamo attenti a non identificare l'intellettuale come titolare esclusivo della funzione intellettuale. Io francamente vedo, come dire, una funzione molto democratica, molto aperta del ruolo dell'intellettuale. Ne vorrei tanti di più, ne vorrei tanti sul palcoscenico, ne vorrei anche molti dietro le quinte, perché anche dietro le quinte si può svolgere un'ottima funzione intellettuale, come hanno svolto una funzione intellettuale dietro le quinte grandissimi maestri che non sono apparsi in pubblico.
Io sto pensando adesso, per esempio, a Delio Cantimori. Delio Cantimori è stato uno studioso che ha studiato gli eretici, va bene, e poi il pensiero pre-rivoluzionario. E lui ha svolto una funzione intellettuale fondamentale. E solo nell'ultima parte della sua vita ha scritto invece su giornali o sui periodici letti da più persone, tra l'altro pentendosi di questo. Ma la funzione intellettuale che lui ha svolto è stata fondamentale e ancora adesso, se voi andate a parlare con i suoi allievi, Adriano Prosperi, per esempio, che ha scritto quel bel libro, l'ultimo sulla storia, il penultimo su Lutero, vi potrebbe raccontare della funzione che lui ha svolto. E quindi, diciamo, stiamo attenti a vedere intellettuale, voto dell'intellettuale, intellettuale e funzione intellettuale svolta da persone che stanno behind the scenes, dietro le quinte, diciamo, che non si vedono, ma che sono altrettanto importanti di quelli che si vedono, appaiono in televisione e sui giornali. Bene, allora grazie al professor Yves Menis, grazie a Sabino Cassese, che è autore appunto di Intellettuali. Avete capito che, diciamo, in questa conversazione quanto c'è dietro questa parola e quanto potremmo continuare a parlarne per alcune ore, ma invece di esaurire tutto vi rimandiamo appunto alla lettura del libro. Grazie appunto a tutti, grazie a voi che ci avete seguito e al mulino che ha organizzato. Alla prossima occasione.